Bentornati, l'8 dicembre si vota per scegliere il segretario del Partito Democratico, ci sono quattro candidati in lizza, Renzi, Civati, Pittella e poi il quarto Gianni Cuperlo che è qui con noi quest'oggi, buongiorno. Buongiorno, Cuperlo. Grazie dell'invito. Allora, ieri Renzi ha detto una battuta del suo solito linguaggio, insomma non si vota né per gli occhi di Renzi né per gli occhi di Cuperlo, anzi lui perderebbe sicuramente con i suoi occhi che sono molto belli, no. Ma si vota per una forma di partito, no? Una forma di partito, ma a che serve un partito nuovo, tra virgolette, in questo paese? Ma un partito serve se serve alle persone, se serve ai cittadini, a chi ha bisogno di essere tutelato e rappresentato nei suoi diritti, nelle sue libertà, nei suoi bisogni. E un partito non può servire a se stesso, ecco. Noi non possiamo fare una discussione su di noi, sulle nostre regole, sugli statuti, né sugli occhi dell'uno o dell'altro. Gli occhi servono per guardare il mondo e la realtà. E se oggi tanto alziamo lo sguardo e guardiamo al paese, ci rendiamo conto che questo è un paese che ha sofferto molto per la crisi, che ha pagato dei prezzi altissimi. Ci sono 4.800.000 cittadini italiani che vivono sotto la soglia di povertà, 1.750.000 famiglie che vivono sotto la soglia di povertà. E allora un partito e la politica in generale servono, e io penso che la sinistra abbia un senso se è in grado di dare delle risposte a queste persone. Qual è la ricetta Cuperlo, diciamo, in questa... lei ha parlato appunto dei problemi economici di questo paese, che è un po' la cosa che tutti quanti sentiamo, diciamo, no? Qual è nella sua proposta, qual è, diciamo, gli elementi caratterizzanti di questo tema? Ma vede, oggi i giornali annunciano che noi, per la prima volta, noi l'Italia, siamo usciti dal cosiddetto circolo del G8, non siamo più l'ottava potenza industriale economica del mondo. Questo non deve spaventarci, anche se, ripeto, la crisi a noi ha fatto molto male, abbiamo perso 8 punti di PIL in 6 anni, il 25% della nostra produzione industriale, centinaia di migliaia di posti di lavoro, decine di migliaia di imprese hanno chiuso i battenti, però non bisogna spaventarsi, bisogna affrontare questi problemi sapendo che una grande crisi, e quella che abbiamo attraversato è una grande crisi, addirittura gli economisti l'hanno paragonata alla crisi degli anni 30 del Novecento, non ti fa mai uscire come rientrato. Però la nostra sfida è uscire diversi e migliori, un paese più giusto, con un principio di eguaglianza che venga ricostruito. Abbiamo alle spalle anni nei quali ci sono state delle diseguaglianze semplicemente immorali che hanno attraversato la nostra società. C'è un dato che forse è più eclatante da questo punto di vista, poi ce ne sono molti altri, ma concentriamoci su questo. Il 40% e più dei nostri ragazzi è senza un posto di lavoro, senza un'occupazione. Drammatico. Noi rischiamo di ipotecare il destino, il futuro di due generazioni, e questa è la principale responsabilità morale che ha una classe dirigente, una classe politica. Allora io penso, per rispondere alla domanda con due battute, che al centro di tutto noi dobbiamo rimettere la persona. E quando dico la persona intendo la sua dignità, la sua autonomia, la sua responsabilità, il lavoro, ma anche redistribuire quelle opportunità che in questo paese non sono state redistribuite, perché vede, si parla molto del merito, che è un valore importante in una società, bisogna essere in grado di promuovere le persone capaci e meritevoli, però nella nostra Costituzione è scolpito l'articolo 3 il principio dell'uguaglianza, e il merito senza l'uguaglianza diventa privilegio. Ecco, questo potrebbe essere un po' la cornice dentro la quale collocare le proposte per uscire da questa crisi. Senta Cuperlo, l'8 dicembre, quindi probabilmente molti milioni di persone si recheranno a queste urne del Partito Democratico. È stato così in passato. Beh, diciamo, ce lo auguriamo, no? Sì. Ce lo auguriamo. Ecco, però complessivamente i partiti non escono bene da questa fase politica, perché sono individuati sempre come organizzazioni non in grado di recepire le spinte della società, ma semplicemente come meccanismi di potere, e anche il Partito Democratico in parte non sfugge a questa regola. Tant'è vero che Renzi, quando parla della rottamazione, parla di questo, diciamo, in buona sostanza. Lei come si rivolge a chi pensa che i partiti in fondo sono dei meccanismi semplicemente di potere e di spartizione delle poltrone, diciamo? Ma vede, quello che lei dice è profondamente giusto. Noi alle spalle abbiamo 20 anni in cui questo paese non ha conosciuto un sistema politico e dei partiti stabili. Posso dire qual è secondo me la principale differenza tra le larghe intese italiane e le larghe intese che si stanno per riproporre in Germania? Germania, per esempio, certo. Che in quel paese, in quell'importante paese dell'Europa, le larghe intese si faranno tra un partito, l'SPD, che ha celebrato pochi mesi fa il 150° anniversario della sua storia, della sua nascita, e un secondo partito, i cristiano-democratici, che sono nati della cancelliera Merkel, che sono nati nel 1946.
Noi siamo il Partito Democratico, il partito più anziano come atto di nascita in questo momento nel Paese, e abbiamo soltanto 6 anni di vita. Non siamo riusciti a diventare quello che avevamo promesso di diventare. E la dimensione della promessa nella politica conta molto, perché le persone devono guardarti negli occhi, parlavamo prima di questo, e credere che quello che dici è effettivamente quello che tu pensi ed è quello che tu farai. E quindi probabilmente dobbiamo anche chiedere scusa a questo Paese, ma quello di cui io sono convinto è che la politica, un sistema politico, non può vivere una condizione di precarietà per tanti e tanti anni, perché partiti fragili rendono la democrazia più fragile. I partiti servono se sono in grado di rappresentare bisogni e domande e interessi del Paese. E allora, per essere un partito credibile, lasci dire solo questo, tu devi dire chi sei, quali sono i tuoi valori, i principi ai quali ti riferisci, anche quali sono i tuoi programmi, le proposte concrete per i problemi delle persone, ma devi anche poter dire con chiarezza per chi sei, quali interessi vuoi rappresentare, quali forze, quali soggetti della società vuoi promuovere, emancipare, rappresentare nella dimensione delle istituzioni. I partiti non sono un fine, sono uno strumento. Un mezzo, se diventano un fine, perdono l'anima e la ragione della loro stessa esistenza. Ci ho detto, il vostro principale antagonista, il PDL, è molto spaccato al suo interno, ma anche voi del PD, e siete un partito, diciamo, che viene percepito come un partito litigioso. Ma lei è così sicuro di voler fare il segretario di un partito così difficile da gestire? Ma vede, io penso che dovremmo chiudere definitivamente una stagione nella quale dirigere un partito, il mio partito, il nostro partito, è stato vissuto quasi sempre come un trampolino verso qualcos'altro. Invece no. C'è bisogno di ricostruire una capacità della politica di tornare in mezzo alle persone, in mezzo ai problemi del Paese, e di dare delle risposte sia in termini di rappresentanza che in termini di contenuto. Stiamo discutendo in questi giorni della legge di stabilità. È una legge importante, la legge di bilancio dello Stato. Ci sono delle cose che vanno nella direzione giusta, ma ci sono molte cose che vanno cambiate. Un partito ha senso se, ad esempio, rispetto al problema degli esodati, decine di migliaia di persone senza reddito, senza previdenza, senza ammortizzatore, un partito ha senso se è capace di battersi nel Paese e in Parlamento per risolvere definitivamente quel problema. Certo. Oppure sulle pensioni. L'indicizzazione delle pensioni da 1 a 6 volte il minimo, così come viene proposto nella legge di stabilità, non va assolutamente bene. Dobbiamo garantire e tutelare i diritti di milioni di pensionati che semplicemente la crisi la vivono sulla pelle, perché la mattina non riescono ad uscire dal supermercato con il carrello pieno della spesa. E allora questi sono i terreni sui quali un partito si caratterizza e si distingue. Io mi candido con tutta l'umiltà e anche il senso di responsabilità che sento in questo momento a guidare il Partito Democratico, perché vorrei un partito che ritornasse ad avere fiducia nelle persone per avere dalle persone la fiducia che merita. Voglio fare due rapidissime domande in conclusione. Una è quella, lei ha incontrato i giovani, nella sua apertura ha incontrato un gruppo di ragazzi. Sì, è stato un incontro molto bello. Ecco, e sono quelli che tra l'altro votano moltissimo, insomma, in parte hanno intercettato il voto Grillo, no? Ecco, questo fenomeno di questo movimento che è in qualche modo congelato in questo momento, alcuni dicono, no? In che modo dialogare con questa gente, con questa... Ma intanto, guardi, bisogna avere grande rispetto, dicevo l'umiltà, nel momento in cui ci si candida a guidare un partito come il Partito Democratico. L'altro elemento che bisogna avere è rispetto verso le altre forze politiche, gli altri movimenti. Quando fanno il Vaffa Day? Ma io non condivido quell'atteggiamento, quel linguaggio. Credo che ci sia un grande problema che riguarda il linguaggio della politica in questo Paese e soprattutto il linguaggio delle classi dirigenti di questo Paese. Ma sarebbe un discorso bello da fare, forse non abbiamo il tempo. Però certo che devi avere rispetto verso un movimento che si presenta sulla scena e raccoglie 8 milioni e mezzo di voti ed elegge 150-160 parlamentari tra Camera e Senato. Naturalmente poi c'è un problema molto serio che riguarda come tu utilizzi quel consenso. Certo. E cosa fai fare a quei parlamentari? In questi 7-8 mesi sostanzialmente quella forza è stata congelata e non ha dato modo, non ha dato spazio a quella che poteva essere un'attività di confronto e anche di elaborazione comune su proposte. Certo. Di merito e di contenuto. Alla fine, se ti presenti alle elezioni e passi dalla piazza alla dimensione della proposta, non te la puoi cavare soltanto con un'ennesima manifestazione. Certo. Con quel titolo che le ricordava, che io non cito. Certo, in conclusione, ci vuoi spiegare che succede? Perché questa vicenda della Bindi è così cruciale per la politica italiana? Con tutti i problemi che ci abbiamo, adesso dobbiamo discutere per una settimana del fatto che se la Bindi o no è legittimata a dirigere una commissione parlamentare antimafia?
Ma guardi, quello che è accaduto ieri alla Commissione parlamentare antimafia certamente è qualcosa che fa riflettere. Noi abbiamo candidato, il Partito Democratico ha offerto la candidatura di una delle sue personalità più significative, sì, più autorevoli, è stata presidente del PD, sì, per 3 anni, alla presidente Bindi, alla guida di quella commissione. Aveva e ha tutti i requisiti, le capacità, la competenza, l'esperienza per guidare autorevolmente quella commissione. Parliamo della lotta alla mafia, sì, della lotta alle mafie. Io ma mi perché auguro... il PDL non riconosce questa... Questa è una domanda che va posta a loro. Io, siccome il tema è così delicato, non credo che noi dobbiamo e possiamo permetterci una polemica su questo terreno. Mi auguro e sono convinto che Rosy Bindi ha le capacità per poter guidare questo processo, che non nelle prossime settimane, nei prossimi giorni, nelle prossime ore ci possa essere una ricomposizione e la Commissione parlamentare antimafia possa avviare la sua attività in modo autorevole e serio, perché il Paese ne ha bisogno. Grazie Gianni Cooperlo, grazie candidato a voi, grazie alla mille. Segreteria del Partito Democratico. Adesso linea alla regia. Grazie.